buongiorno. Ciao. Sono troppo felice di fare un altro video. Oggi passerò tutta la giornata da sola. Strano, vero? Da sola no, in compagnia con voi, perché quando ho la telecamera mi sento in compagnia. Con questa bici che mi è piaciuta tanto, con la pedalata assistita, penso di andare, vediamo, andiamo verso la Guicia e vado a vedere Cala Croce e se ho voglia rimango a Cala Croce. Qui è dove sono caduta l'anno scorso, guarda, c'ho anche perfino un po' di trauma a passare per di qua. Adesso mi compro gli occhialini e vedo se ci sono anche, se c'è un bel materassino a rete. C'è la mascherina occhiale in silicone da 20 euro. Allora prendo questa. Questa è Calacreta, Calacreta. Questa è la Guicia. Guarda che bella. Questa è Cala Croce. Non so se rimango qua, non so se vado di là. So che sto già morendo dal caldo. Perché siccome ho la mano ancora, sta meglio, ogni giorno meglio. Se non sapete di cosa sto parlando, sono stata morsa da un gatto e quindi mi sto ancora recuperando. Guarda che meraviglia, però mi sa che oggi, siccome sono sola, ho voglia di stare in un posto bello comodo. Adesso ho gli occhialini, ho il materassino, ho un panino con la mortadella dentro la borsa. Quindi voglio prendermi un bel lettino a Cala Pisana e basta. Quindi ciao, qua vengo un'altra volta. Andiamo a Cala Pisana. Questo è perfetto. Questo lettino solo per me, l'ombrellone, ho pagato 18 euro. Starò qua tutto il giorno, quindi penso sia un bel prezzo. Qui c'è una bella arieta, è bello arieggiato. È perfetto qua questo posto. Parlo piano perché mi vergogno. Ah, ecco qua, ho comprato questa mascherina, 20 euro, e questo materasso con la rete, 25 euro. Sicuramente non riuscirò a riempirlo da sola, però vedo. Là dietro ci sono dei galleggianti, magari loro mi possono riempire. Se vieni a Lampedusa e vai un po' in giro per le spiagge, io devo dire che questa qua, Cala Pisana, è perfetta, perché c'è un'arietta, c'è sempre un'arietta, è molto arieggiato, quindi fresco si sta bene. Non c'è la sabbia, quindi si è sempre pulito. Sembra di essere in piscina, però non sei in piscina. Questa spiaggia è una figata, vorrei qua sempre. Visto? Quella medusa lì si chiama Cassiopea e non brucia. Per anni e anni ho avuto il terrore di questa Cassiopea, perché ho il terrore delle meduse, ho paura di bruciarmi, di pizzicarmi, però queste non fanno niente. Questo è il gelato più buono del mondo, è diventata una droga, non so come farò senza. Mangio tutti i giorni finché vado via. Troppo buono. Basilico, i pomodori, questa, ah, eccole qua, questa
questa prendiamo. Sì, sono troppo buone. E prendo anche questa cipolla qua. Due. Io non sono una persona che mangia tanto frutto. Preferisco il gelato a pistacchio. Niente, praticamente anche stasera ho dimenticato la camera a casa perché avevo fatto il cambio di borse e sono andata in centro, era bellissimo. Sono andata da Giovanni in terrazza a caricare il video per domenica e domani torno, domani faccio vedere tutto. Domani. Si vede là, si vede appena appena il sole, è un po' coperto dalla foschia. Buongiorno, oggi è il mio compleanno. Mi sono appena svegliata. Vado sempre avanti di nuovo, ormai sono già sulla soglia del cibo. Che cazzo me ne facciamo ormai? Mai visto una tortina così brutta, speriamo sia buona. Giorno, sono le 8 del mattino, sono tutti che dormono e io mi sono alzata per vedere l'alba, meravigliosa. Sono sparita un po' da qua questi giorni, ieri era il mio compleanno e quindi sono stata al mare tutto il giorno alla guicia e quindi non era niente di nuovo, quindi non vi ho fatto vedere niente. Adesso vado a fare colazione al solito bar dell'amicizia e poi vado al mare in un posto diverso e così ve lo mostro. Oggi la giornata non è proprio bella per niente, c'è tantissimo vento e tutte queste nuvole qua. Vi faccio vedere Cala Francese. Nonostante la brutta giornata, brutta, ventosa, qua si sta molto bene, è riparato, è proprio una caletta molto carina, l'acqua è stupenda. Lì dietro anche c'è quella casa lì, è di Berlusconi o era di Berlusconi, non lo so. Questo con questa serata così, con tutto questo vento, c'è sabbia dappertutto, sabbia dentro in casa, sabbia nei capelli o sabbia negli occhi. Mi sa che mangiamo a casa e guardate che cosa c'è. Gatti. E io fin
finisco qua. Scusate, finisco qua questo video. Spero vi sia piaciuto. Non è successo niente di che, è stato un vlog di Lampedusa. Ci vediamo alla prossima. Ciao.